Allora, riprendiamo dunque i brandelli rimasti dell'ultimo argomento, che era quello sui KPI, con cui avevamo già lavorato una settimana e mezza prima delle vacanze. Adesso chiudiamo gli aspetti che ci mancano. Ci mancano essenzialmente due aspetti. Uno, una metodologia di progettazione, che nell'esercitazione, quella di ultima di dicembre, vi abbiamo chiesto di pensare a quali indicatori potessero essere utili basandosi su questo schema generale, ma senza avere un metodo né un formalismo con cui descriverli. Quindi questa è una delle cose che facciamo oggi. L'altra cosa è completare quell'analisi che avevamo fatto, avevamo iniziato sulle metriche, ma sul tipo di scale di misurazione. È una cosa molto più specifica, molto più tecnica, per arrivare a vedere quali sono le scale effettivamente più utili, più potenti da utilizzare. Con questo, diciamo così, chiudiamo il tutto e poi ci mettiamo a fare qualche esercizio. Allora, dal punto di vista della natura degli indicatori, abbiamo usato questo schema per aiutare a guidarci, no? A guidarci nella scelta, nella selezione, no? Nel riuscire ad analizzare da vari punti di vista quelli che potrebbero essere gli elementi di misurazione di un processo. Questo vale per qualunque tipo di processo, uno schema di questo genere vale per qualunque tipo di processo. Poi, secondo il processo, ciascuno di questi rami in realtà si personalizza in modo diverso, ma a seconda del processo e a seconda dello stakeholder, ovviamente ci saranno alcuni elementi che sono più importanti e altri meno importanti. Quindi dobbiamo aiutarci, no, darci poi un processo che ci aiuti a scegliere quali sono quelli più rilevanti. Non solo, nella scelta di un indicatore dobbiamo riuscire a dare tutti gli elementi necessari per poterlo definire in modo non ambiguo, corretto e completo. Finora l'abbiamo descritto a parole. Allora, a questo ci aiuta questa serie, per questo obiettivo ci aiuta questa serie di passaggi, no? Che partono un pochino più lontano, dice ok, io ho un sistema e all'interno di questo sistema voglio identificare quali sono gli indicatori più rilevanti. Ovviamente il punto di questo processo, il primo passaggio è riconoscere che questi indicatori lavorano solamente a livello di processo. E quindi per ogni singolo processo andrà fatto questo lavoro. Se è un sistema che è composto da molti processi separati, indipendenti, devo lavorare processo per processo. Poi sta a me, ovviamente, vedere qual è la granularità del processo che voglio vedere. Sono processi descritti molto ad alto livello, magari interorganizzativi, per cui vedo un processo nel suo complesso, oppure un aspetto molto più dettagliato di come si svolge una parte di processo all'interno di un'unità organizzativa. Dipende ovviamente da qual è il mio livello di granularità. Ma è chiaro che per definire i KPI devo definire i processi perché devo poter isolare quelli che sono gli input dagli output. E quindi queste definizioni, ingressi, attività che si svolgono e uscite, ce la posso avere solamente se ho l'intera visione sul processo, non solamente su un pezzettino, né su un insieme di diversi processi. Quindi per ciascun processo seleziono questi KPI. Di ciascuno di questi KPI, per poterlo definire, devo creare quello che qui è chiamato un profilo, no? Noi abbiamo una serie di voci, una tabella, che ci aiuta a descrivere con precisione che cos'è un KPI. Con qualche esempio abbiamo già notato che un indicatore descritto a parole può essere ambiguo, no? Può non voler dire nulla oppure poter essere misurato in modi molto diversi. Quindi questo punto 3 della creazione della profilazione, del profilo del KPI, indica essenzialmente la loro definizione precisa. Poi ci sono dei criteri successivi, cioè punto 4 e punto 5, ci permetteranno di valutare quanto buone sono state le scelte che abbiamo fatto. Quindi quali sono i criteri che garantiscono che questi KPI non solo li abbiano definiti, ma servono a qualcosa, siano robusti e siano, dal punto 5, aggregabili e quindi visualizzabili, confrontabili su scale e su dimensioni diverse. Ma vediamoli un passo alla volta. Noi abbiamo già detto, all'interno del processo, quindi arriviamo da un framework in cui i processi sono già stati definiti. Qui non ci interessa
andare a vedere quali sono diciamo così, i modelli più alti dai quali poi discendono i processi. Noi siamo già all'interno di un processo e all'interno del processo ragioniamo su quelli che sono i KPI possibili di efficienza, qualità e servizio. Cioè, in teoria, ciò che dice questa slide è pensali tutti quelli possibili e immaginabili, poi dopo scegli quelli migliori. Ovviamente noi non abbiamo così tanto tempo ed energia da perdere, quindi non andiamo a pensarli in modo esaustivo, ma cercheremo già di concentrarci su quelli che per noi, no, sono più validi dal punto di vista dei criteri che verranno dopo. Però, come esercizio concettuale, immaginiamo di dover definire, di voler definire degli indicatori per tutti gli elementi di quell'albero descrittivo dei KPI, quindi tutti quelli possibili di efficienza e qualità del servizio, e poi dopo cerchiamo di capire quali di questi, no, hanno una maggiore descrittività rispetto a ciò che voglio ottenere. Questo dicevo solamente come esercizio concettuale, poi in pratica cercheremo già nel definirli di andare già a costruire quelli migliori. Ecco, per poter però confrontare o valutare un indicatore, capire se va bene, se funziona bene, se è robusto, e soprattutto come calcolarlo e come confrontarlo e come interpretare il risultato, devo darmi delle regole su come definirlo. Devo decidere quali sono le informazioni necessarie per poter definire completamente un KPI. Allora, l'insieme di informazioni che abbiamo selezionato, che diciamo così, in questo corso abbiamo identificato come informazione completa, no, che viene usata scusa, per definire questi KPI, è riassunto in queste slide. Riassunto in queste slide e riassunta anche dal punto di vista operativo, quando faremo gli esercizi, in un file Excel, no, in cui, pardon, chiudo anziché aprirlo, in cui nelle varie colonne compaiono esattamente queste cose. Quindi immaginiamo di avere una tabella in cui definiamo i KPI, in ciascuna riga c'è un diverso indicatore e le varie colonne indicano, no, la definizione, contengono la definizione di quell'indicatore stesso. Questo è il formato con cui facciamo gli esercizi, questo è il formato con cui vi chiediamo di descriverlo all'esame. Che poi vi sia comodo farlo sotto forma di colonna così in verticale oppure come elenco puntato in orizzontale, in cui per ogni KPI metti a sinistra la categoria, a destra il valore, è assolutamente indifferente. No? Ciò che conta è che cosa ci mettiamo dentro, diventa, poi il resto diventa la scelta grafica. Allora, i primi due sono facili, nel senso che dobbiamo decidere qual è il nome da dare a questo indicatore. Rilasciamoci magari agli esempi che facevamo prima delle vacanze, no? Nei vari esempi che avevamo fatto, un nome poteva essere, se pensiamo a un KPI di, ad esempio, di efficienza, no? Poteva essere la produttività individuale, quindi il numero di pezzi prodotti da ogni persona, per farne uno facile. Allora, il nome in questo caso potrebbe essere produttività. La categoria è efficienza. Quindi la voce categoria sta a indicare quale delle varie categorie di quel grafico, di quel disegno, dello schema generale, a quale di queste categorie afferisce il KPI che stiamo definendo. E poi di questo diamo un nome specifico, no? Produttività individuale, ad esempio, produttività del packaging o dell'assemblaggio di una certa fase. Goal è un campo che dovrebbe essere quello maggiormente descrittivo, che permette di capire perché, secondo me, questo indicatore è utile. Cioè, qual è l'obiettivo? Che cosa voglio misurare? A che cosa serve misurare questo? Misuro tanto perché è bello misurare, perché è facile misurare, o perché è importante per quel processo, ad esempio, avere una produttività elevata piuttosto che non, che ne so, un tempo di esecuzione elevato o ridotto. Qui che cosa voglio misurare? Voglio vedere, in questa voce goal cerco di scriverla con il linguaggio dell'utenza.
con il linguaggio dello stakeholder o del cliente. Quindi voglio vedere se, basando un sito web, se gli utenti ritornano volentieri sul sito. Questo non è un calcolo, non è una formula, non è un numero, no? Però è un indicatore di qualità, in questo caso, qualità del servizio e soddisfazione dell'utente. Dipende poi come lo calcolo, se lo metto in una qualità o una soddisfazione. Però la frase è: voglio valutare se gli utenti ritornano. Oppure voglio valutare se gli utenti navigano in modo agevole, rapido, facile. Perché alla fine noi definiremo delle formule, faremo dei calcoli, definiremo il metodo di calcolo di un indicatore, ma quell'indicatore alla fine dei conti è solo un numero. La cosa più importante è che cosa significa per me quel numero. E quindi perché ho scelto di misurarlo? Sapendo che misurare costa e misurare modifiche ai comportamenti, quindi non è trasparente, no? Ha un impatto a fare una misurazione. Quindi il goal è il motivo per cui intendo misurare una certa quantità e che di fatto è il vantaggio che penso di averne. Per quello che dicevo, nello scrivere il goal mi metto dal punto di vista dello stakeholder, cioè quello di scrivere nel linguaggio dello stakeholder, lui che cosa vuole da questo. Mi viene in mente il processo, uno degli esercizi che abbiamo fatto con l'iscrizione alle scuole. Una delle cose che posso misurare, l'obiettivo che posso dare è vedere di attirare molte famiglie. Allora, come faccio a misurare se sto attirando molte famiglie oppure no? Beh, allora poi cerchiamo di capire come fare a calcolarlo, ma l'obiettivo è chiaro. Quindi non nascondiamo mai l'obiettivo sotto la formula. Negare, la formula viene questo numero, sì, ma cosa mi dice questo numero? No? Dovrei averlo chiaro prima. È sul goal, sulla definizione dell'obiettivo che capisco se è una cosa più o meno importante al fine del processo. Poi, una volta che è chiaro l'obiettivo, devo decidere che numero, quale numero può essere un indicatore rappresentativo di quell'obiettivo o del mio percorso verso quell'obiettivo. E quindi descrivo come ottengo il numero. E descrivere come ottengo il numero è questa voce definizione metrica. È composto di cinque elementi, cinque tipi di informazioni diverse. Le prime due si somigliano, la procedura di misurazione e la formula. Allora, la procedura di misurazione in qualche modo descrivo a parole ad alto livello come intendo procedere. Nell'esempio che ho messo all'inizio, cioè quello della probabilità individuale, nel campo procedura di misurazione potrei scrivere confronto i pezzi prodotti con le ore impiegate, le ore di lavoro impiegate, a parole, in modo che si possa capire quali sono gli elementi che mi servono e come li metto insieme. Nella procedura di misurazione non vado a definire tutti gli aspetti di dettaglio della formuletta, l'indice, il pesce, la sommatoria, la media, eccetera. Questo lo faccio nel secondo punto, la formula. Va bene, se voglio fare il confronto tra i prezzi prodotti e le ore impiegate, la formula sarà un rapporto tra la sommatoria di numero, il conteggio, il numero di pezzi prodotti, tutti quelli di un certo tipo, in un certo periodo di tempo, non lo so, devo scrivere una formula, che cosa sto sommando? Fratto il numero di ore lavorate, il numero, sono in ore, sono in giorni, da parte di una persona, di due, di tutti. Se ci sono tre persone che hanno lavorato, lo conto un'ora, lo conto tre. E devo scrivere, disambiguare proprio il calcolo che faccio a livello numerico, prendendo dei dati che siano a disposizione. Poi lo trasformiamo in un esempio. Quindi, quando ho definito la formula, chiunque, tra virgolette, che abbia in mano, che veda il processo e veda la formula, può prendere questa formula ed applicarla sui dati operativi raccolti dal processo e calcolare il famoso numeretto che rappresenta l'indicatore, senza capire perché o cosa sta facendo. È un calcolo da fare. Un calcolo che deve arrivare a un numero.
Quindi un numero, non una serie di numeri. Per cui se io dico i pezzi prodotti diviso l'ora di lavoro, questo non vuol dire nulla. Pezzi prodotti da chi? Di quale tipo di pezzi? Tutti? Ha senso metterli insieme? No, allora non, però non posso pensare di avere un indicatore in cui ho tre numeri diversi, uno per il pezzo di tipo A, l'altro per il pezzo di tipo B e l'altro per il pezzo di tipo C. Avrò tre indicatori diversi piuttosto, cioè ogni indicatore deve portare un numero solo. E poi sto parlando della produzione di un giorno, di una settimana, di un mese o di un anno. Ma questi dettagli li devo definire. E quindi di fatto saranno quasi sempre delle sommatorie, perché il tipo di KPI che abbiamo, alla fine sono, come dicevamo, sono quasi sempre dei rapporti o tra output e input, o tra output e valori nominali, o tra output e risorse, no? Quasi sempre quando avevamo visto le varie tipologie di indicatori, erano alla fine delle quantità molto semplici da concepire, dei rapporti tra, no? Tra quantità. Però di questi rapporti dobbiamo fare attenzione su che cosa li stiamo aggregando, su che cosa stiamo, su quale periodo li stiamo sommando, su quale estensione, quindi tipologia di prodotti, tipologia di utenti, tipologia di personale, li stiamo considerando. E quindi alla fine ti esce un numerino. Questo numerino ovviamente sarà espresso in una qualche unità di misura. Pezzi al giorno, pezzi all'ora, pezzi alla settimana, pezzi all'anno, che tra l'altro poi come unità di misura è indipendente rispetto al periodo che sto misurando, no? Perché io posso misurare una settimana, quindi fare l'aggregazione rispetto all'ultima settimana ed esprimere il risultato in pezzi all'ora, all'ora lavorata. È solamente una scelta di misura. Ma ovviamente come tutti i numeri, come insegnano già dal corso di fisica 1 in avanti, un numero senza unità di misura non esiste, non vuol dire nulla, no? Quindi questo è facile. E in questo processo dobbiamo tenere traccia di qual è il tipo di scala di misurazione che stiamo usando per i nostri valori numerici, per i nostri valori in generale. Adesso riprendiamo il discorso sulle scale, abbiamo visto la scala ordinale, la scala nominale, e ci siamo resi conti che su alcuni tipi di scale certe operazioni non si possono fare. Quindi faccio attenzione a non mettere nella formula somma di su una cosa che non si può sommare, o media di su una cosa di cui non si può calcolare la media. Quindi l'unità di misura e la scala di rappresentazione in qualche modo completano la definizione della formula. L'unità di misura chiaramente per dare l'interpretazione fisica del numero che esce, e la scala per dare la giustificazione delle operazioni che sono state, che le operazioni che sono state effettuate hanno senso. Il fatto che le operazioni usate nella formula, le operazioni statistiche che usiamo nella formula, siano coerenti con la scala di misurazione che sono state utilizzate, fa sì che quel risultato sia valido e resistente rispetto ai cambiamenti dell'unità di misura, dei cambiamenti del periodo osservato, eccetera, eccetera, perché il calcolo è fatto bene. Per fare esempio sulle scale ordinali che avevamo visto insieme, se noi confrontiamo, per dire, uno studente che abbia dei voti espressi in trentesimi come abbiamo da noi, con uno studente Erasmus che ha preso dei voti con una scala diversa in una università diversa, non ha senso confrontare delle medie, le medie dell'uno con la media dell'altro, perché poi posso scoprire che uno studente che sulla nostra scala ha una media maggiore di un altro, su una scala diversa, invece, lo studente che aveva in trentesimi una media maggiore, invece in un'altra scala diversa ha una media minore. Può succedere perché gli intervalli di distanza tra i vari valori non sono uniformi nelle scale tipo ordinale, cioè non sono definibili. Quindi, cosa succede? Succede che se usiamo delle operazioni non lecite rispetto alla scala di misurazione che abbiamo, quindi che per quel tipo di valore non possono valere, rischiamo di arrivare a delle conclusioni sbagliate. Cioè abbiamo un fenomeno che sembra che stia crescendo e in realtà sta decrescendo.
non è che sta crescendo o decrescendo, è che lo stiamo misurando nel modo sbagliato, esce fuori un numero che non ha senso. Quindi dobbiamo fare attenzione a questo. E poi l'ultimo punto è l'interpretazione del valore in qualche modo anche rispetto all'obiettivo. Alla fine abbiamo un numero che dal punto di vista matematico e fisico è ben descritto. 27 pezzi all'ora calcolati su tutti i dipendenti nell'ultima settimana. È bene o male? Se questo 27 diventa di 28, è meglio o è peggio? Se questo 27 diventa 2000, va bene o c'è qualcosa che non va? Allora, questo campo interpretazione mi dice con quale criterio io posso considerare, posso valutare positivo o negativo, soddisfacente o meno soddisfacente o preoccupante, il valore che trovo. Quindi l'interpretazione sarà più è alto meglio è, o più è basso meglio è, più è vicino al 100% meglio è nel caso delle risorse di utilizzazione. Devo spiegare a chi eventualmente non sapesse nulla qual è in qualche modo il valore ottimo che può avere quell'elemento. Quali sono i range di valori che mi soddisfano. Facciamo un esempio su un indicatore di utilizzazione, che è quello in cui magari si vede meglio. Allora, se io immaginiamo un indicatore molto tecnico, la percentuale di utilizzo delle CPU del mio data center. Quindi ho comprato dei computer, ci sto facendo fare dei calcoli sopra, stanno servendo gli utenti e vado a vedere la percentuale di utilizzo della CPU in un determinato momento. E vedo che questa CPU lavora al 30%. Cosa posso dire? Posso dire che magari è un po' sottoutilizzato, nel senso che io ho comprato un computer, lo sto facendo lavorare, ma per il 70% del tempo quello lì non sta facendo nulla, perché sta lavorando solamente il 30% del tempo. Allora mi piacerebbe che la percentuale di utilizzo fosse un pochino più alta, se no vuol dire che ho immobilizzato dell'hardware che non mi serviva. D'altra parte, se quella percentuale di utilizzo fosse dell'85%, io non sarei contento. Sì, da un lato sono contento perché sto sfruttando bene tutti gli euro che ho speso nel comprare il computer, ma dall'altro sarei molto preoccupato, perché se per un motivo o per un altro ho un picco di domanda, ho un picco di utenti, aumentano gli utenti, aumenta la richiesta, eccetera, il sistema all'85% è molto vicino ad essere saturo. E quindi quando mi avvicino troppo al 100% rischio di rallentare l'operazione. Allora, da un lato quel valore non deve essere troppo basso, perché altrimenti vuol dire che ho sprecato soldi, non sto sfruttando bene le risorse di calcolo che ho a disposizione, cioè ho più risorse rispetto al necessario. Non può essere troppo alto, perché altrimenti rischio di arrivare a un limite di saturazione e quindi non fornire un servizio adeguato. Quindi vedete che per ogni tipo di indicatore c'è di solito una fascia, un valore ottimale, che è quello verso cui dobbiamo puntare, verso cui il manager di questo processo vuole mettere il punto di equilibrio, il punto obiettivo. Quindi non ci sono quasi mai dei valori che più crescono meglio è, cioè il cui valore ideale sarebbe più infinito, o zero, dipende da come lo calcoliamo. Quasi sempre, no, dobbiamo descrivere qual è il... adesso, noi lo faremo con poche parole in modo estremamente sintetico, no? Qual è il desiderio, qual è il valore ottimale o il range di valori ottimali, o perlomeno il range da cui stare lontani. Ecco, questo mi permette di tradurre in qualche modo, se ce lo immaginiamo con un cruscotto operativo, mi permette di tradurre il numero grezzo in un semaforo verde, rosso, giallo, ad esempio, in una valutazione che già il sistema informativo può fare, o comunque chi legge quella descrizione di quell'indicatore può interpretare,
in modo corretto. Una prima interpretazione di massima. Questo qua lo facciamo sempre, tutte le volte che andiamo a fare l'esame del sangue. A meno che voi non siate esperti in medicina, quando arriva l'esame del sangue, non ci capiamo niente, io ci capisco niente. C'è una serie di nomi a sinistra, una serie di valori numerici a destra, ciascuno con la sua bella unità di misura, ma cosa vogliono dire? Per fortuna ci aggiungo una colonnina in più che si chiama valori normali. Dico, vabbè, sto numero qua che rappresenta non so che cosa, ma se è tra 10 milioni e 180 milioni, tu puoi stare tranquillo. Allora, tu hai un valore che non sai cosa vuol dire, puoi anche non sapere cosa vuol dire, ma se vedi che se stai bene dentro il range che loro dichiarano come valore normale, boh, stai tranquillo. Se invece si avvicina o addirittura sfora in meno o in più il range che viene dichiarato, allora cominci a preoccuparti, alzi il telefono, dici, senti, ma chiami il dottore e dici, mi spieghi un attimo cosa sta succedendo? Mi aiuti a leggere questi esami? No? Cioè, questa interpretazione qua non è l'enciclopedia su come si interpreta quel valore. Mi dà già un'indicazione però di quale sia il valore atteso. Faccio esempio di esame del sangue perché chi lo legge in prima battuta sono io che non ci capisco nulla. Mettendomi nei panni del sistema informativo che riceve un dato che non ha bisogno di capirlo, ma non può neanche, non potrebbe neanche capirlo, ma ha dei criteri semplificati per poterlo valutare. Devo dare un allarme o no? La produttività oggi è scesa del 10% rispetto a ieri. È grave? Magari no, sta nella tolleranza che avevo definito. Quindi in qualche modo mi dà la chiave di lettura del numero. Questa interpretazione è quella che mi rapporta il numero, che è una cosa asciutta, secca, rispetto all'obiettivo. È bene o male rispetto all'obiettivo che mi ero dato? Allora andiamo a leggere i numeri, a capire i numeri, così capiamo se siamo vicini o lontani dall'obiettivo. Quindi la parte qua da procedura di misurazione, formula, unità di misura, scala, sono la parte, diciamo così, matematica, di calcolo. Obiettivo e interpretazione invece si avvicinano più allo stakeholder. L'obiettivo è il pensiero dello stakeholder, l'interpretazione è l'elaborazione che può fare il sistema informativo, oppure può fare la persona che vede quel dato, per riuscire, no, a correlare il dato grezzo matematico con gli stakeholder. L'ultimo punto che è indicato qua, è indicato per ultimo, ma forse è più importante, è accertarsi di avere le fonti per i dati che stiamo utilizzando. Cioè, se io ti ho scritto una formula nella quale ho il numero di pezzi prodotti fratto il numero di ore lavorate, benissimo, definizione da manuale di produttività. Qual è la fonte che mi dà il numero di pezzi prodotti giorno per giorno? Dove lo ottengo questo dato? Possibilmente in modo automatico. Da dove lo prendo? Allora, probabilmente la mia produzione seguirà un certo processo. Nelle varie azioni previste dentro l'activity diagram, io posso pensare, vedo se c'è un punto in cui posso andare a contare quanti token passano di lì. O quante volte viene eseguito un determinato processo, o quante volte viene eseguita l'azione consegna del prodotto, o packaging, o quello che sia. Allora, per poter essere sicuro di avere quella fonte dei dati, devo riuscire a identificarla all'interno della descrizione del mio sistema. Quindi dovrò trovare un punto all'interno dell'activity diagram in cui andare a mettere una sonda, misurare un valore, ricordarmi un valore, un numero ogni volta che il token passa di lì. Ogni volta che viene fatto un acquisto mi salvo il valore dell'acquisto da qualche parte. Quindi io devo saper nominare qui l'attività, l'azione all'interno dell'activity diagram dentro cui vado a fare quella misura. Oppure devo saper nominare qui una delle classi del modello concettuale che già contiene quel valore, magari. Perché alcune misure possono essere misure dinamiche. Ogni volta che faccio una cosa, allora immaginate che quando attraverso il processo a un certo punto salvo un dato o incremento un contatore, altre informazioni possono essere informazioni più deducibili semplicemente dal modello concettuale. Magari le ho già quelle informazioni dal modello concettuale. Quanti ordini ho fatto? Magari ho la tabella prodotti, scusate, ho la tabella prodotti,
già nel modulo concettuale. Quindi anziché andare a intercettare il token tutte le volte che passa a un certo punto, vado alla fine della giornata a vedere la tabella prodotti, produzione, e conto le righe, conto gli elementi che ho fatto. Quindi alla fine questa fonte di informazioni sarà o il modello concettuale, quindi l'informazione che mi serve per quella formula è in quella classe, oppure il modulo di processo. L'informazione che mi serve per questa formula la estraggo in quell'azione di l'activity diagram. O uno o l'altro. L'alternativa è farselo dire dal mago Telma quanto vale quel numero, no? Adesso è di moda Paolo Fox in questi giorni, no? Mi dà un numero, ma poi. Quindi facciamo sempre attenzione a non definire degli indicatori bellissimi di cui però alla fine non abbiamo il modo di andare a prendere il dato. Oh, teniamo presente che a questo punto, se ci accorgiamo che in realtà quell'indicatore ci serve e non abbiamo ancora né nel processo né nel modulo concettuale un punto in cui ci sia quell'informazione, la possiamo sempre aggiungere. Ci andiamo a ritoccare ad aggiungere nel modello di processo magari un'azione in più, che viene fatta apposta per poter raccogliere quel dato. Non è mica vietato. Oppure aggiungere una classe, un attributo in una classe, che sarà proprio quel valore che mi serve per calcolare quel KPI. Quindi in qualche modo adatto, potenzio, cioè aggiungo della strumentazione, no? Aggiungo delle sonde all'interno del mio processo, all'interno del mio modello concettuale, che possono estrarre dei valori. È come se mettessi, se fosse una macchina fisica, direi c'è un sensore, no? È un sensore software che va a raccogliere un dato a un certo punto. Lo posso fare, quindi il mio processo non solo produce prodotto, produce output, ma produce anche, fa cadere di lato, come prodotto collaterale, una serie di dati, alcuni necessari per la produzione, altri semplicemente aggiunti per poter controllare e monitorare il processo stesso, che poi è il principio base del controllo, in un certo senso. Non solo faccio, ma estraggo dei dati su ciò che sto facendo. Allora, alcuni dati magari mi accorgo che ce l'ho già, altri devo aggiungerli. Questo è un errore molto frequente, ad esempio quando, perché molti si appassionano, perché sono facili, no, a definire i KPI di soddisfazione, la soddisfazione dell'utente, allora qua mi dicono che okay, nella definizione è la percentuale di utenti soddisfatti. Bellissimo. Ma dove gliel'hai chiesto all'utente se era soddisfatto o no? Da qualche parte nel processo c'è l'erogazione o la raccolta di un questionario? Oppure per andare avanti lui deve poter esprimere un giudizio? Ma facciamo attenzione a non separare troppo i vari mondi. Cioè, ciò che stiamo descrivendo è comunque sempre lo stesso processo. Qui se definite un KPI assicuratevi che nella parte, qui stiamo misurando un processo, KPI, no? Qui continua a essere processo. E quindi il processo deve contenere le informazioni che vengono usate per valutarlo. Non dimenticatelo. Va bene, uno dice, ah, a me piace tanto chiedere all'utente, allora però fammi vedere nel processo dove glielo chiedo. A chi, quando. Perché poi c'è il gioco di tempi anche. Uno dei problemi degli indicatori era, dicevamo la volta scorsa, la tempestività, cioè quanto facilmente riesco ad ottenerlo. Allora, se io vedo che nel processo ho bisogno di un indicatore con cadenza settimanale, qui la mia formula mi dice che vado a vedere i valori dell'ultima settimana, e nel processo vedo che ad esempio il questionario utente per la soddisfazione viene erogato una volta all'anno, c'è qualcosa che non va. Quindi, come sempre, c'è un problema di coerenza complessiva, no? A cui dobbiamo fare attenzione. Quindi questa è la parte più pesante. Tu hai un'idea, dici, va bene, scelgo quello come KPI, nella tua mente ce l'hai pronto in mezzo secondo, e poi ovviamente ci vogliono 10 minuti per riuscire a definire tutti i vari dettagli. Questi KPI che ho definito, sono in qualche modo robusti? Sono validi? Cioè, sto misurando qualcosa di effettivamente utile oppure una misurazione che rischia di essere, al contrario di robusto, è fragile? Fragile vuol dire che se cambia qualcosa, quel numero si rompe, quel meccanismo di misurazione non vale più. Allora,
qui ci sono, abbiamo provato a elencare 5 criteri di robustezza di questi KPI. La comprensibilità. Cioè un numero astruso che non capisce nessuno non è un buon KPI. Se per arrivare all'interpretation devi fare un master universitario di 3 anni per riuscire a capire qual è, non va bene. Quindi a costo di semplificare. A costo di dare un'informazione che magari è un po' più imprecisa o non tiene conto di certi fenomeni, però devono essere dei numeri che sono facili da leggere e da interpretare. Che non costi troppo ottenere. Idealmente dovrebbero essere dei valori che ottengo quasi gratis. Cioè il processo mentre va avanti mi raccoglie le informazioni che mi servono per poterlo monitorare. Non è sempre così, ovviamente. Ad esempio, tornando all'esempio di prima, mi sono concentrato sul discorso del conteggio dei pezzi nel processo, ma nell'esempio della produttività che dicevamo prima, ho il denominatore anche da calcolare, che è il numero di ore lavorate. E quello come lo ottengo? Come faccio a sapere per produrre un determinato pezzo quante ore sono state impiegate da parte delle persone che ci hanno lavorato? Io posso avere quante persone c'erano, le risorse. Posso sapere queste persone quante ore hanno lavorato in totale, ma quante ore hanno lavorato su quel pezzo? O fanno solo quello, allora va bene, al 100% del proprio orario, altrimenti dovrei andare a fare una misurazione più in dettaglio. Cosa faccio? Lo vado a fare una misurazione o una stima? E una stima vuol dire che io so, perché magari ho fatto degli esperimenti, delle prove, che per fare quell'operazione, quell'attività, no, ci vuole tot tempo. Quindi vado a vedere quante volte è stata fatta, la moltiplico per il tempo nominale e ottengo la stima del tempo impiegato. Oppure lo vado a misurare, vado a vedere quando inizia e quando finisce. Beh, come faccio? Dipende ovviamente dal tipo di lavoro che sto facendo, ma capite che una strumentazione di questo genere, cioè andare a misurare l'inizio e la fine dell'attività di lavoro, ha un costo. Anche in termini di, ci vuole una telecamera, ci vuole un sensore, ci vuole un bottone che qualcuno deve schiacciare, quindi del tempo in più che devo dedicare ai fini della misurazione. Quindi devo poi chiedermi a un certo punto se il gioco vale la candela, se avere un valore più preciso, una fonte più di maggiore qualità del dato, mi porta magari a un indicatore, per carità, migliore, ma il costo di calcolo di quell'indicatore tende a essere maggiore. Significativo. Cioè, che misuri qualcosa, questo in realtà è relativo soprattutto alla voce goal dell'indicatore. Cioè, a cosa serve misurare questo? Se mi mettessi a misurare, sto guardando l'aula davanti, se sono più occupate le sedie a destra o le sedie a sinistra. Lo posso fare, adesso ci mettiamo un indicatore che faccia la media del numero di ore occupate rispetto al numero totale di studenti, riusciamo a fare una formula sensata, ma poi a che serve? Cosa mi indica? Qual è il significato di quell'indicatore? Nessuno, probabilmente. Magari è facilmente comprensibile, costa poco farlo, ma non serve a niente, non mi dice nulla di utile. La frequenza, e questa è l'altra cosa critica, cioè quanto frequentemente lo posso calcolare o quanto frequentemente ha senso calcolare. C'è un indicatore che devo calcolare una volta al giorno, una volta al mese, una volta all'anno. Avete presente gli indicatori, ad esempio, di tipo finanziario, hanno tutti una cadenza annuale o trimestrale, tipicamente, no? Non vanno a vedere la singola giornata, non ha senso, non ha significato, no? Perde di significato una frequenza troppo elevata. Frequency meaningfulness sono legate in questo senso. Mentre invece sto facendo un controllo di produzione, posso anche magari andare a restringere a livello di settimana, magari non di giorno, perché quel giorno lì c'è stato un disguido e quindi voglio in qualche modo mediare. Qui si intrecciano due
due elementi. Uno è qual è la frequenza in cui ha senso andare a ripetere la misurazione. La vostra media degli esami ha senso calcolarla 3 volte all'anno. Perché poi non è che cambia, no? Se non c'è stata una sessione di esami in mezzo. Quindi, non ha senso misurare un fenomeno, no, più fittamente rispetto alle sue dinamiche di variazione. O perché non cambia, o perché le variazioni, ad esempio, sono rumore, che devo in qualche modo mediare. Quindi, qual è la frequenza ottimale, diciamo così, con cui si misura un certo fenomeno? Dipende dal fenomeno stesso. Ma altro elemento è la frequenza possibile con cui tecnicamente posso misurare questo fenomeno. Cioè io la media in realtà la potrei misurare anche ogni volta, una volta al secondo, tanto un'operazione talmente semplice da fare, si fa in automatico. Non serve, non ha senso, ma lo posso fare. Altre operazioni, tiro di nuovo in ballo quella soddisfazione, magari che richiedono di fare un questionario, analizzarlo, eccetera, anche volessi non lo potrei aggiornare ogni settimana. Mi costa troppo, comunque non arrivo, non ce la faccio in tempo a farlo una settimana. Quindi tante volte ho dei limiti superiori alla frequenza, nel senso che più frequentemente di tanto non si riesce a fare per il meccanismo di misurazione. Se i dati sono dentro il sistema informativo non ho quasi più problemi, ma se i dati, se la fonte dei dati, no? La raccolta dei dati richiede di mettere in campo delle attività aggiuntive, quindi persone che fanno cose, questo ovviamente da un lato aumenta i costi, ma dall'altro ti limita la frequenza con cui lo puoi fare. Cioè, ad esempio, una delle operazioni che facciamo come università, ma anche come dipartimenti, è quella di valutare la produttività, no? Delle persone all'interno dei dipartimenti, all'interno delle facoltà, eccetera. Quindi andiamo a vedere quanti articoli sono stati pubblicati, progetti, contratti, cose di questo genere. Questo lo facciamo una volta all'anno, questo lavoro. Sarebbe bello farlo una volta al mese, però la quantità di lavoro, in buona parte anche poi manuale, andare a raccogliere i dati, metterli insieme, confrontarli, fare delle statistiche, non giustifica il fatto di spendere 2 giorni al mese o 3, no? Per fare questo lavoro. Lo si fa, in questo caso siamo, normalmente le dinamiche che puoi fare una volta all'anno, ma perché poi anche dietro ci sono assegnazioni di fondi che vengono fatte, distribuite una volta all'anno insieme al bilancio, quindi no, sì, c'è una combinazione appunto sia di frequenza a cui è utile e la frequenza in cui è fattibile, e a cui poi si deve trovare qual è, no, la frequenza effettiva in cui si fa questa misurazione. Quindi magari anche i dati sono lì, ma vanno elaborati in un certo modo, quindi questo richiede dell'attività. E poi la struttura, vabbè, quanto è articolato, complicato mettere insieme quel valore, no? In qualche modo, quanto è complessa la formula, il metodo di calcolo della formula stessa. Magari il metodo di calcolo è semplice, ma devo andare a prendere dati da enti diversi e quindi richiede, no, una complicazione nel riuscire ad applicarlo. Questo, se vogliamo, è più un problema di tipo tecnico. Come sempre, una soluzione più semplice, più chiara, più lineare è preferibile. La maggior parte dei casi. Non stiamo facendo misure di fisica subatomica per cui ti interessa esattamente, no, applicare la formula complicata, stiamo cercando di tenere sotto controllo un processo a un primo livello di approfondimento, no? Poi sappiamo che quando il semaforo diventa giallo o rosso bisogna andare ad approfondire, come per gli esami del sangue, quando stai sforando il range normale allora vai ad approfondire, allora a quel punto lì sì che non ti interessano più questi fattori di costo, di frequenza, perché stai andando ad approfondire un singolo problema che si è rivelato. Per fortuna a monte avevi un meccanismo di rilevazione che ha lavorato in modo efficiente, preciso e semplice. Vabbè, qui ci sono alcuni dettagli, sono le cose che abbiamo detto a parole su questa slide. L'altro aspetto in cui, se possibile, conviene sempre prevedere nella descrizione dell'indicatore è la sua possibilità di essere segmentato. Significa che io posso avere un indicatore
unico aggregato, abbiamo sempre detto l'indicatore, è una sola, è un numero, che mi rappresenta l'andamento di un anno sull'intero processo o sull'intera famiglia di prodotti. Ma a questo punto lo posso andare a, se l'ho definito nel modo opportuno, quell'indicatore posso dire, ma sì, io ce l'ho sull'anno, ma se lo calcolassi sul mese, la stessa formula, lo stesso indicatore, però dividiamolo per mese. Andiamo a scompattare, analizzare, scindere il contributo all'indicatore finale, al valore dell'anno, dividendolo nei vari contributi, dividendoli per periodo trimestre, per mese. Dividiamolo per giorno della settimana, vediamo se, se è vero che lunedì si lavora meno che il venerdì. Quindi poter fare diciamo così, delle analisi trasversali sui dati. Ok, tu hai una sommatoria, ma se questa sommatoria raggruppiamo in modo diverso i vari elementi, i vari contributi, dal punto di vista temporale è l'aggregazione più naturale, ma anche dal punto di vista del tipo di prodotto, prodotto A, prodotto B, prodotto C, abbiamo un indicatore unico che li mettete insieme, ma possiamo disaggregarli vedendo vari valori per ciascun singolo indicatore. Allora, in questo caso possiamo appunto pensare di avere un indicatore che è definito in senso generale, lo posso applicare in generale oppure lo posso affettare per tempo sulla variabile temporale, lo posso affettare, dividere in funzione di una variabile organizzativa, quindi vediamo per reparto. L'azienda più sedi, vediamo in ogni sede questo stesso indicatore, quindi un indicatore globale e poi lo divido. Parlavamo prima della produttività dell'università, posso avere un indicatore sul Politecnico, poi posso dividere ingegneria e architettura, posso dividere i vari dipartimenti posso dividere i vari gruppi, poi alla fine arrivare ai vari docenti. La stessa cosa la aggrego, la stessa misurazione, una delle tante misurazioni che potrei fare, la posso aggregare a vari livelli. Non tutti gli indicatori si possono definire in questo modo, in modo così facilmente aggregabile e disaggregabile, alcuni lo possono essere. Ma lo possono essere interessante andare a fare il drill down nei dati, cioè andiamo anche questo dato qua, proviamo a dividerlo, separiamolo. Ci sono dei tool anche visuali, grafici, molto facili da usare, che ti permettono proprio di fare questa serie di disaggregazioni, hai tutte le variabili rispetto alle quali, tutte le dimensioni, come chiamano, rispetto alle quali puoi disaggregare. Ne selezioni una e vedi subito che da un valore, da un numerino si trasforma in un grafico, ti fa vedere l'andamento di quello in funzione della dimensione. Dicevamo quindi rispetto al tempo, rispetto alla struttura organizzativa, rispetto al tipo di prodotto, rispetto al tipo di utente, rispetto all'attività che viene svolta. Adesso questo qua è un pochino più difficile perché magari in un processo hai tante attività che sono di tipo molto diverso, quindi a volte non ha senso andare a distinguere due attività completamente diverse, è ovvio che l'indicatore è molto più alto in una e molto più basso nell'altra, ad esempio. Ma se fossero attività affini lo si potrebbe distinguere in questo modo. Ad esempio, quanti difetti sono causati da errori di progettazione e quanti difetti sono causati da errori di produzione? È chiaro che devo riuscire ad avere un sistema di tracciamento unico dei difetti. Oppure per progetto, se lo vedo dal punto di vista aziendale, l'azienda porta avanti più progetti diversi, se ho un'organizzazione interna per progetti, i vari costi li posso tendenzialmente ribaltare a livello organizzativo, sul dipartimento, oppure a livello funzionale sul progetto. Quindi, è chiaro che poter fare queste cose significa, dal punto di vista della nostra formuletta, dal punto di vista della fonte dei dati, portarsi dietro molte più informazioni. Vabbè, l'importante è saperlo decidere prima. Voi avete mai visto i prodotti di Analytics? Google Analytics, qualcuno l'ha già visto? Pochi. Vediamo se ce la passo. Perché poi questi sono strumenti che mettono in pratica, no? Anche queste.
Ad esempio, questa è la pagina di Google Analytics che va a misurare gli accessi al sito Elite dove c'è il materiale del corso, no? E questa è la piattaforma gratuita di Google che ti va a fare queste cose. Allora, partiamo dal fondo. La fonte dei dati qual è? La fonte dei dati è il fatto che tu all'interno del tuo sito, il sito che vuoi misurare, metti un po' di codice JavaScript che Google ti dà, dice fai copia e incolla, metti questo nella tua pagina, io ti do un codice numerico identificativo del sito e ogni volta che un utente qualunque naviga su una qualunque pagina del tuo sito, arriva un pacchettino di informazione a Google che se la segna. Questa informazione cioè questo pacchettino di dati terrà informazione riguardo a chi ha visitato il sito, l'ora, il giorno, l'indirizzo internet, da dove proveniva, se stava navigando da un portatile, da un tablet, da uno smartphone, eccetera, eccetera. Quindi raccoglie dei dati e poi questi dati Analytics fa il suo lavoro, cioè lì analizza e ne estrae degli indicatori. Ad esempio, indicatori possono essere, questo qua è molto semplice, il numero di sessioni di navigazione, oppure il numero di, questo qua, percentuale di sessioni nuove, cioè quante delle sessioni che sono state aperte su questo sito sono nuove, cioè di utenti che non avevo mai visitato rispetto a quelle che sono ricorrenti, cioè utenti che avevano già visitato in passato, quindi utenti che ritornano. Pensiamo all'interpretazione, è meglio avere tante sessioni nuove o poche sessioni nuove? Tante vuol dire che il mio utente è venuto una volta e poi non torna più, perché sono tutti nuovi. Poche vuol dire che è una base di utenti magari consolidata ma non attira utenti nuovi. Allora, anche qua, abbiamo un altro tipo di indicatore in cui il giusto sta nel mezzo, no? Devo capire bene qual è il mio obiettivo. E il mio utente quando viene sul sito, quanto ci sta? Quante pagine per ogni sessione di visita? Beh, più o meno 4. In alcuni periodi di più, ma tendenzialmente fa 4 click sul mio sito. Ma queste sono ancora, siamo solo alla superficie dell'informazione. Gli utenti, queste sono 2500 sessioni, ma sono solo di 1200 utenti diversi, persone diverse. Poi non sono persone vere, perché poi se tu hai 3 computer o navighi sia dal tablet che dal computer, sembra a Google che tu sia 2 persone diverse. Cioè, a meno che tu non abbia fatto il login, l'abbia salvato dentro, allora lui riesce a dire che sei la stessa persona. Ma poi su questi utenti riesco a capire, non so, la lingua, questi per il 47 più 32% sono italiani, un 14% sono di lingua americana e piccole frazioni d'altro. Come fa a saperlo questo? Ma dalla lingua con cui avete installato il computer. Se sul computer avete installato Windows in italiano o nella versione americana, il browser, eccetera, e state navigando in un indirizzo IP di una certa nazione, questo lascia traccia. Ma io posso anche poi combinarle le cose, perché io posso vedere il numero di sessioni, dove ha sessions, rispetto, no, scusate, non è quello che volevo fare, scusate, questo è complicato. Vabbè, lo diamo dopo. La lingua con cui navighi, la nazione da cui provieni, addirittura a livello di città, te lo può far vedere, che browser tu stai usando, che sistema operativo stai usando, e quindi io posso filtrare magari solo tutti quelli che usano Windows e vedere, ho messo questo filtro e quindi il grafico sopra l'ho segmentato per la dimensione sistema operativo e quindi posso vedere solamente quello di quel sistema operativo lì. Ecco, queste sono tutte le tipologie di caratteristiche, di indicatori, no? Che vengono, qui c'è l'overview, dicevo prima, ho delle analisi sugli utenti, la parte demografica, addirittura l'età, in qualche modo viene stimata, l'età delle persone che navigano, gli interessi,
No, per questo non è abilitato, provo qua. I luoghi del mondo, eccetera, eccetera. Ma c'è di più. La parte comportamentale, questi sono i soliti numeri, dove però ho in più il dettaglio delle singole pagine che sono state visitate. Ma non mi bastano le pagine, io ho anche il percorso che fanno gli utenti nelle varie pagine. C'è scritto che landing page, la pagina in cui gli utenti atterrano, la prima pagina che viene vista, 404 volte la index.php, in alcuni casi la prima pagina vista è quella del corso dei sistemi informativi, questa anche, sono due modi diversi di scriverla, abbreviata o no, queste invece sono, non so cosa sia, pagine, sempre proposte di tesi o qualcosa del genere. E 1400, beh, la maggior parte sono altre pagine. E poi dice, dopo questa pagina, cosa vedi? Gli utenti vanno su questa. Dopo questa pagina, gli utenti vanno o su questa, o su quest'altra, o su quell'altra. E ho questi flussi di utenti, i flussi di navigazione di singoli utenti. Da cui posso poi dedurre, per esempio, il fatto che, adesso, dopo che hanno visto questa pagina, praticamente tutti escono. Perché probabilmente si sono scaricati quel che volevano scaricare e non interessa più andare avanti. Allora, già questo numero, no? Qual è la percentuale di utenti che ha visitato una certa pagina e poi abbandona il sito, potrebbe essere un indicatore. Utile o no, a seconda, per capire se gli utenti vengono sul sito per prendere informazioni, come in questo caso ovviamente è solo quello, oppure magari per acquistare, se è un sito anche dispositivo. Quindi, per una cosa, questo è uno strumento molto mirato ovviamente all'analisi dei siti web, però ci dà un'idea che con poche informazioni raccolte in modo più o meno trasparente, uno riesce, incrociandole con altri dati, ad avere una visione abbastanza anche agghiacciante, no? Del livello di precisione con cui una terza parte, in questo caso Google, può riuscire a misurare ciò che succede, tenete in mente questo sito del cavolo, dove saranno 2000, no, c'è scritto 1200 persone, che sono in buona parte studenti o studenti che vanno a prendere materiale che c'è di sopra. No, immaginate queste cose su entità ben più serie, quale tipo di informazioni possono ottenere. E la parte interattiva ti fa fare proprio questo giochino di aggregazione, disaggregazione, dividiamo, andiamo a vedere, eccetera, eccetera. Quindi sono strumenti di analisi multidimensionali proprio in questo senso. C'hanno un valore e quel valore lo puoi disaggregare secondo vari criteri. E ovviamente questi numeri finora abbiamo fatto solamente calcoli o definizioni sulla carta, poi questi vanno tradotti in qualcosa di operativo, come fatto ad esempio Google Analytics. Cioè dalla definizione di alcuni criteri, partendo dalle fonti dati, definendo quali sono gli indicatori significativi, hanno costruito una serie di cruscotti, di tabelle, di interfacce. No? Perché poi l'ultimo passo della catena, una volta che ho definito per bene i KPI, è che qualcuno li implementi e li faccia vedere. Perché averli solamente definiti in un libro scritto non serve a nulla. Quindi c'è tutta la parte poi di visualizzazione, di comprensione, di interazione, eccetera, eccetera. Questo qua. E ci sono ad esempio dei prodotti, dei sistemi informativi che fanno solo quello. Fanno appunto analytics e visualizzazione. Quindi gli dai i dati, gli fai agganciare le fonti dati, definisci quali sono gli operatori, i criteri, no? Quindi sono somme, rapporti, eccetera, gli dai in pasto in qualche modo la formula che vuoi calcolare e loro ti permettono di visualizzare o sotto forma di cruscotto, che quindi dà già i dati, alcuni dati importanti visualizzati, oppure sotto forma di esplorazione interattiva che ti permette poi di scendere, selezionare, affettare i dati e così via. Quindi questa è la vita di questi nostri KPI. Noi ci concentreremo su questa pagina, no, nel cercare di definirli, tenendo in mente questi criteri, no, che ci permettono di dire, ricordate quello che dicevamo mezz'oretta fa, come percorso concettuale pensiamo di definirli tutti, gli indicatori KPI, e poi di trovare quelli che sono più robusti, di identificare quelli che sono più robusti. Praticamente teniamo in mente i criteri di robustezza e cerchiamo di identificare a priori quelli che sono più rilevanti.
Quindi, comprensibili, a basso costo, significativi, io lo sottolineerei due volte, questi significativi, perché se tutto il resto c'è, ma l'indicatore non serve a nulla, sul costo possiamo negoziare, sul fatto che serve qualcosa oppure no, direi di no. Quindi questo, diciamo, di questo framework, dal punto di vista pratico degli esercizi, le due pagine che ci interessano sono queste due. Il resto è il contesto chiaramente in cui vengono fatte. Noi non abbiamo, all'interno di questo corso, abbiamo scelto di non andare a investigare molto la parte della multidimensionalità, no? Perché altrimenti no, ci sarebbe, no, non ci sarebbero bastate, diciamo così, le varie settimane che avevamo a disposizione per parlare di questi argomenti, no? Però teniamolo come sicuramente una caratteristica che poi gli strumenti reali di analisi hanno, ma noi qui non ce ne occupiamo. Infatti qua non compare una colonna del tipo rispetto a quali dimensioni può essere disaggregato. È un ragionamento che si potrebbe fare, ma noi abbiamo scelto di non farlo in qualche modo. Ok. Io anticiperei la pausa perché poi vorrei riprendere il discorso sulle metriche, e quindi è inutile fare 5 minuti adesso e poi andiamo, battiamo le classi vicine rispetto alla macchinetta del caffè e ci ritroviamo magari a meno 20 per ricominciare.